Al telefono Francesco Lorenzi, voce e chitarra di The Sun, rock band italiana già premiata nel 2004 come miglior punk rock band italiana nel mondo. The Sun, il nome della band, è l'espressione di una sorta di risveglio spirituale del gruppo che lo scorso 4 ottobre ha suonato ad Assisi in occasione della visita di Papa Francesco. Tante persone, tanta emozione, rock e spiritualità non sono mondi poi così distanti, Francesco. Come dici tu, appunto, sono due mondi che in realtà possono andare veramente a braccetto, nel senso che la musica rock, se ben veicolata, genera energia, entusiasmo, vitalità e tutte queste caratteristiche sono comuni anche alla fede. E quindi tenere separate queste due cose in realtà sarebbe poco umano e poco giovanile. Questa svolta spirituale come è arrivata? Questa svolta spirituale è nata dopo un lungo percorso e in particolare dopo una crisi vissuta nel 2007, dopo una tournée di oltre 100 concerti in 10 stati differenti tra Europa e Giappone. E in quel momento abbiamo sperimentato come veramente un successo effimero dall'esterno in realtà non riempiva assolutamente la vita di quella gioia vera, di quella gioia piena di cui abbiamo bisogno. E lì abbiamo vissuto una crisi interiore molto forte che ci ha portato, grazie a Dio, a farci le domande giuste, a fare degli incontri che sono stati veramente provvidenziali, e da lì, attraverso poi l'incontro con la parola di Dio, la preghiera, l'adorazione eucaristica e tante bellissime esperienze, buoni esempi, abbiamo iniziato a indirizzare la nostra professionalità, il nostro saper fare musica, il nostro talento verso obiettivi più luminosi e quindi verso una comunicazione che facesse bene innanzitutto alle persone, perché la musica deve essere utile e deve servire a qualcosa di buono. L'incontro con Papa Francesco. Beh, Papa Francesco è per noi una grandissima guida, un uomo della provvidenza, e ad Assisi è stata un'esperienza meravigliosa. Abbiamo suonato proprio prima che arrivasse lui, poi siamo stati con lui sul palco, l'abbiamo ascoltato, già l'avevamo incontrato a Rio de Janeiro in Brasile durante la giornata mondiale della gioventù, ed era stato un incontro meraviglioso, e quindi continuiamo veramente confortati e guidati anche dalle sue parole e dal suo esempio. Domenica 13 ottobre suonerete al Pala Congressi di Loreto. Conoscete le Marche? Conosciamo le Marche, le stiamo iniziando ad apprezzare veramente, soprattutto ultimamente, perché siamo stati proprio recentemente sia a Macerata che Urbino, quest'estate siamo stati a Senigallia e sono stati tutti eventi meravigliosi. Questa sarà la prima volta per noi a Loreto e non ti nascondo che c'è una certa emozione e anche una bella gratitudine per venire di nuovo questa domenica da voi.